l'Indas no. C'è per i guandei, veramente, c'è... Era come c'è? Tira una da bocca, che è una bontà unica, ma... Cioè... Porta via allora? Sì, 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 porta. L'ultima volta! Mi vuoi far assaggiare! Ah. Belli miei, sto qua, belli miei, buongiorno e salute. Qualcuno mi ha chiesto, qualcuno di voi, dice ma parla solo di pizza, anche di panini. E allora Cit, perché non andare da qualche amica che fa panina? Però pensavo, per presentare un panino, presentiamo anche dei prodotti nostri campani. E allora ho chiamato Ciro. Cit, Ciro, ma posso venire a preparare una cosa con carni campane come fai tu? Ed eccolo qua, Ciro. Allora, Ciro, mi preparavano panina perché ecco gli amici me l'hanno chiesto, preparavano panina insieme dove presentiamo ecco le tue carni che vai ad utilizzare quelle campane. Cioè sì, sì, io tengo fame, ma ho stacchi perché tengo proprio fame, cioè andiamo in cucina. Ma vedi, però che odorino in cucina, cioè vorrei dormi proprio. Chef Giovanni che già sta con le mani pronte per... Giovanni! Tagli una pelle, dai. Dicevo, cosa andiamo a preparare? Che panina prepariamo? Panina devo aspettare ancora un po', devo fare un po' di fame e poi dopo ti faccio assaggio. Poi ti faccio prima una ribs di maialino nero. Una ribs di maialino nero? Oh mamma mia. Gingine, dì, cincin. Allora ma mangio lui, ti faccio certo. La ribs sarebbe? Eccola qua. Affumicata. Questa viene cotta con la salsa teriyaki che faccio io, accompagnata a questa ti faccio una patata a forno a barbecue, poi dopo ti faccio un triste di Ustar. Un triste di Ustar? Artigiano, maialino nero. Questo è il maialino nero casa Eftano. È normale. Marchigianotto. E questo qua è jalapenos e cheddar. Sempre artigiano. Allora chef, secondo me stiamo già parlando poco troppo. Se vai a tavolo ti faccio quello. Il solo a tavolo. Vado a tavolo. Ma perché basta capisci? Oh! Ma mi diverte, capi? Mi diverte. Aspetta, però non posso essere un po' di prosciutto. Ma stai assaggiando, non faccio vedere. Io in cucina sto proprio lindo qui. Se vi serve un assaggiatore, io chiedo circa. Ma questo è umano. Questo è umano. Questo lo mangio prima. Ok. Babbo Ciro, prima roba. Cristina, ma te vedi con basilico e sei scopicciando, ma cosa che stiamo preparando? Cristina, i peperoncini, insomma. I peperoncini, insomma. Quindi con il basilico, dai, che lo tocchi. Il profumo d'estate. Il profumo d'estate, che bellezza. La canna, canna. Pure i pomodorini, che... Poi vado a bere un attimo la canna, ma... cioè, alla brace, proprio. La curiosità più grande era come riesci a mettere questi prodotti di qualità alla portata di tutti, perché molto spesso si trovano prodotti di buona qualità, però tu sei andato ora sulle eccellenze, no? Della nostra terra. Riesci a mantenere soprattutto come... Riesco a mantenere perché questo è un lavoro che secondo me si fa prima col cuore, con la passione, e poi dopo si pensa al portafoglio. Le sfatiche, cioè... E vabbè, no, io sto pensando solo come già fa per fare là, e cai con la forza. Voglio far notare il punto di fumo che c'ha questa lì. Il punto di fumo viene dal grasso. Quindi faccio vedere, questa è cioccolata. Non è carne, questa è cioccolata. Voglio la carne, non voglio il culo. Cioè, se tu mi dici, vabbè, è come il bottone a pigliare un caffè, eh? Non dai, ci fatto un caffè, dai, ci fatto la cioccolata. Ma io voglio un caffè, perché fai la cioccolata? No, tu voglio mettere una cioccolata, tu la mangi a tavola e dici, è cioccolata, se squaglia un mucco. Vabbè, io dice, scusa, che voglia la scuola, voglia. Ma si tavola l'abbiamo portata vista, molto faccio per mangiare, ma sennò... Ma stai cacciando, è la quarta volta che mi dici, guarda, ma vado a tavola. Vado a tavola, ma sta cacciando in da cucina, vado a tavola. Ciro, me la vedevo. Grazie. Ciro, la vedevo, mangia. Ciro, ma so pezzo, qual è il maialino nero? Questo qua è il maialino nero, ecco. Questa è la marchigiana, questo mangialo per ultimo, è quello col cheddar degli alapeni. Questo è buono, vero? Cioè? Ciro, secondo me non è buona. No, vale zero però. Se lo lasciamo qua, che se lo mangiamo.
buonissimo. Ma ora è venuto quando mi porta, è venuta di salsiccia. È venuto? Ora ci sono veramente un top. Aspetto il panino che... te, che si mangia di lui, no? Cosa faccio pulò? Mi sono pulò. Fino a lei parti, non lo so. Con formaggio, è buono. Linda, adesso va. Wow. Ma Giova, che hai creato? Una scelta di prodotti assurdi. Chi sei? Questa è la patata a barbe. Mi pare un gnocco. Wow. Una patata bollente. Wow, mamma mia, che sapore. Che si vede? Questa è una birra artigianale di un birrificio campano, questa. 0823 da Caserta, sì, un uomo. Umami, care. Umami è wow, significa saporito. La parola che viene dal Giappone. Ah, quindi c'è, cioè, la mia espressione qua è proprio l'umami, cioè, volevo chiedere se avevi sentito l'umami. Sì, sì, a me è stato giù un mamma mia, però umami rende... Vabbè, con Ciro umami, io veramente ho chiamato perché sapevo di trovare un attimino di qualità superiore. Grazie. Non mi sono sbagliato. Grazie. Vivo alla tua. Come sempre, vi ragazzi magnati, bevo alla vostra. Però mi fermo nel bere, perché chi beve, beve per dimenticare. E non voglio, scordare i sapori che c'è. Già, non sì, dovevi la collera, ma io non ce la faccio. Vedi, mettiamo un panino. Panina? Ah, ci ho fatto un panino di ciuma frisco. Panina? Ma mi hai scordato il panino? Vieni. E che ce la famo? Ma lo potremmo fare la prossima volta? Qua, è l'hamburger di marchigiano. Non lo potremmo fare, c'è. Quanta gran bello, scende... Questa è sempre selezione cillo. Cillo sempre, è carne di cillo. Tutto, cillo, cillo. Di cillo che è buono. Cillo. Di cillo. Ti faccio mangiare proprio lì con cillo. Sei là, come piacciono a te, eh? Ok? Facciamo panini. Senza pano, panini, Ti ha già pensato una cosa? Ah, sì. Da sto panino. Voglio fare un botto. Guardi il cillo giù. E poi tutto quello artigianale. E cillo. Semplice. Per alleggerire il panino, sì, diciamo, sì. Proprio perché... Sei a dirlo, cioè. Sì. Ciao. Ciao. Sta pigliando fuoco! Ecco, stiamo, qua se vuoi. Ora faccio tutta una riscaldata di un panino gelato giù. Sulla lavendola. Facciamo. Ma si chiude la roba, panino? E fai il mondo. Io vedo come tu riesci a mangiare. Andiamo così. Ciro, me la vedo. E lì. Tu morti, va a tavola. Sì. C'è per i guandei, veramente. C'è... Era come c'è. Tira una da bocca, che... Sapore. Spettacolare, mia grilla, cioè veramente il sapore della carne prevale proprio. Ci lo immagino a formaggio faccio. Di una bontà unica, ma. Cioè... Porto via allora? Sì, 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 porto. L'ultima volta! Mi vuoi far assaggiare! Ah.